seguito di questo processo da anni, a maggior ragione è un rischio che bisogna scongiurare alla luce della quantità e qualità di argomentazioni giuridiche, oltre che in fatto, del tutto dimostrative dell'assenza di profili di responsabilità in capo a Silvio Berlusconi. Ha ribaltato anche il punto di vista dell'accusa, cioè Berlusconi che passa da corruttore a ricattato. Voglio fare una precisazione, perché sennò si rischia di fornire una interpretazione equivoca. Noi abbiamo detto, e lo abbiamo sostenuto con forza sempre, oggi compreso, che da parte di Silvio Berlusconi c'è un'unica giustificazione in termini di causale, alternativa lecita rispetto a quello che è sempre stato detto da parte dei signori pubblici ministeri, ovvero sia la volontà di aiutare, di ristorare, visto che ne aveva la possibilità economica e ne ha la possibilità economica, persone che a diverso titolo sono entrate, loro malgrado, in una sorta di tritacarne mediatico per l'evocazione del loro nome impropriamente accostato alle vicende ruote. Che poi qualche persona, come ho segnalato, possa avere abusato della generosità del dottor Silvio Berlusconi è argomento che noi non potevamo non segnalare a questo attento tribunale. Il famoso processo alla generosità di cui lei parla dall'udienza preliminare. Sì, assolutamente sì, confermo. Una cosa solo, una cortesia, se può ripetere quello che chiedete appunto, diciamo, per la soluzione di Berlusconi, solo per una comodità a livello visivo. Fatto non sussiste. Più semplice di così. Grazie. Grazie.